Dai, ci alziamo ragazzi. Stava iniziando a fare giorno qui. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo vedere un po' la situazione della nostra base. Beh, io ho cercato di costruire più protezioni possibili, ma speriamo che reggano. Ora non sono riusciti ad Anche di entrare qua i ho chiuso zombie. la porta, se vedete. Qua ho chiuso la porta. Così abbiamo solo da là l'entrata. Sì, si è fatto bene. E in caso Non dobbiamo possiamo pulire, cioè. scappare perché i zombie ci circondano con la nostra porta, io posso smontare tutto tranquillo in 2 secondi. Sono molto veloce. Ragazzi, io sono un pochino affamato, quindi prendo un po' di Ok, cibo. anch'io. Prima di Dottore, mi può partire. dare una controllata? Sì. Venga qua, fammi vedere soprattutto come stai. Sì, tanto è bravo. Quando ha curato Alexio, il signor Carlo, mi scusi. Ha Ah, fatto dannazione, non delle hai cure messo ottime. bene. Ragazzi, non abbiamo tanto Beh. cibo, eh. Dobbiamo trovare anche cibo. Siamo a corto di cibo, eh. Adesso Ah vediamo. sì, abbiamo trovato. Abbiamo bisogno di acqua, devo curare. Cioè, devo pulire le bende sporche. E poi devo curare il Madonna mia, signore Eustachio. signor Eustachio, cosa hai fatto? Sei strapieno di te. Sento qualcuno, Ferite di occhio. guerra. Oh, vediamo. Senterà un po' di dolore, ma non ci preoccupa, non ci preoccupi. Non ti preoccupare. Il dolore è l'ultimo dei miei problemi, signore. Io direi, signorino Carlo, dove è andato? Giovanotto. Ho qua. Andiamo a fare una ricerca per il cibo, dai, che abbiamo delle case qua giù. Senti, prenda un È antidolore. per notte. Vieni. Vabbè. No, non tutto. Vediamo un attimo la Vieni situazione, vediamo. Fai anche attenzione. l'altro, in caso se ne servisse un altro. No, no, poi glielo ridò su. Ma senti anche tu? Hai Ah, sì. sentito? Uno zombie? Sì, questo qua. Sotto. Voi venite con noi a cercare cibo? Arrivo, arrivo. In realtà il signor Eustachio dovrebbe stare un po' a No, riposare. no, no, è l'ultimo dei miei problemi questo. Andiamo. Però. Venite, ci sono delle case qua giù, potremmo approfittare di Ragazzi, scorta. siamo attenti perché è notte, quindi potrebbero uscire qualche zombie. Non urlate, non urlate, potrebbero sentirci. Sembra sicura l'aria. C'è Venite con me. una casa qui. Non zombie qua davanti, attenti. Oh cavolo, ce ne so più di uno. Ma dove siete? Non vi vedo più. Dove si? Siamo andati avanti. Eccoli, Ma avete la vediamo. scavalcato? Sì. C'è uno zombie qui dentro. Ah! Aia! Uno zombie. Mannaggia. Signor Questa macchina Eustachio. sembra intatta, Oh, questa c'è un po' macchina. di cibo. Uccidiamo lo zombie. Oh! Aiutami! Morto? Ok, ho preso un po' di cibo, ho trovato pollo, C'è una tante macchina cose. intatta qua sotto, ragazzi. Ragazzi, ci sta il bagno perché così pulisco gli stracci sporchi. Trovate i vestiti, datemeli, Questi posso. sono vestiti? Vestiti Vestiti allora. del... Oh, non fai vedere, fai vedere. Allora, magliette. Mappa di Louisville. Ragazzi, cos'è questa? Boh. Signor John, Dovrebbe prendi essere la questa città mappa. vicina. Un attimo, sto leggendo delle cose. Cosa? Questa mappa qua a terra. Vediamo. Consulta mappa. Non conosco il posto, io dovresti chiedere più al signor Eustachio, Vediamo. probabilmente una conoscenza maggiore, però dalla mappa avevo Vediamo. confermato una posizione. C'è un walkie-talkie. Boh, non lo so. Apri la porta, fai attenzione. Attenzione. Ok, qua c'è il bagno. Ci sono antidolorifici e fasciature. Li prendo per lei, Vai. Sì, li prendo io. è già presa. Dalle a me. Oh sì, ragazzi, vi prego. Facciamo con questa macchina? C'è un taxi qui. Sì. Ora do un'occhiata. Controlla la serra. Se vede. Ma non ci sono le chiavi. Ragazzi, sto un attimo finendo di pulirmi tutti gli stracci. Così posso metterne nuovi. Fammi dare un'occhiata. Occhio, c'è uno zombie. Sembra messa bene la macchina. Bastarda. Scusi.
rocchiosa. Niente. Proviamo a vedere la casa a fianco. C'è rotta l'auto. No, non sa il nostro canico. Non lo so. La porta è qui aperta. Sono già passato io. Cioè, quello crudo non lo prendo. Attenzione, faccio il pollo crudo. Possiamo cucinare. Senti, ragazzi, c'è qualcosa qua dentro. No, è fuori. È fuori, è fuori. Vicino alla finestra. Ragazzi, vedo un edificio enorme di qua. Venite. Dove? Dobbiamo riscavalcare, occhio. Sono zombie. Più di uno. Ne è addosso, ne è una cosa. Ma cosa sono questi lupi? Lupi. Sono lupi. Sono degli ullati. È pieno di... Beh, è normale anche all'orario che i lupi ululano. Credo. Di voi da attenzione. Zombie. Attenzione. Ma questa è una grande fabbrica, potremmo trovare. Attenti. Quanti zombie ci sono? Ragazzi, uno sembra che ha un fucile. Sono troppi. Che facciamo? Proviamo. Potrebbero morderci. Quella valle. Moriamo. Abbiamo altre scelte. Sento. Bravi. C'è un borsone questo zombie. Coltello, ottimo. Coltello. Possiamo prendere quella borsa? C'è una mannaia, ho visto. Borsone da lavoro. Facci dentro, avremo delle risorse. Andiamo. Di quante casse? Sì. Oddio, ho trovato vari oggetti per costruire. Questi possono essere utili. Anche occhialini protettivi. Vernice, pala, sega da giardino. Questi sono oggetti utili. Ci sono anche sacchi di cemento. Occhio, fate attenzione. Controllo in zona. Ci sono due zombie anche qui. Due. Uno prende uno e l'altro prende un altro. Ho trovato un sacco di armi, ragazzi. Piede di porco, veramente tante. Anche la pala, se volete. Ragazzi, aspettate, sono un po' disidratato. Faccio, devo bere. Ci sono un sacco di armi, potremmo prenderle quasi tutte. Un martello, utile. Ci sono le chiavi inglesi per il meccanico, se ne hai bisogno. Dov'è? Dove lo... Ragazzi, sta un po' d'acqua qua, chi deve bere, beva. Ho trovato il nastro. Una banana. Prendete tutto quello che trovate. Può tornarci utile. Avete trovato qualcosa di utile? Un cacciavite, no. Ecco. Pompa per gli pneumatici. Abbiamo anche una pompa. Oh, occhiali protettivi. Io non so, forse potrebbero proteggerci da dei morsi. Li prendo addosso. Ma che è sto suono? Io stavo mangiando. Ah, ma no, mi sono cagato in mano. Sentite qualcosa? A me pensavo che ci fosse uno zombie qua nelle vicinanze. Il cacciavite potrebbe tornare? Utile. Ovvio. Ma io ora non ho più materiali. Prendo un po' di scotch, dai, che è leggero. I chiodi, prendeteli voi, ora non ho più spazio. Dovrei posare un po' di cose nella base. Base, casa, ormai non so più. C'è qualcosa in frigo per me? Una banana. La do io, tieni, prendi questa banana. No, vabbè, ho preso. Ci sono dei contenitori con cibo all'interno. Sacco di carta. Oddio!
Non uscite, non uscite, non uscite, non uscite. Che succede? Che è successo? Ah, è pieno di zombie, pieno di zombie, pieno di zombie qua fuori. Hanno dei zombie. Fate attenzione. Io controllo sopra. Ho trovato delle sigarette, qualcuno fuma? No. Io non fumo. Dove sono? Dove sono? Sono appena di sopra. Vieni, vieni. Mi ha fatto spaventare, mentre fosse uno zombie. Grazie. E quanto è che non fumo? Andiamo, andiamo. Sta sparando un sigarone. Dov'è il piano di sopra? Questa è la prima sigaretta. Da quando è scoppiata questa pandemia. Importante. Importante non stressarti troppo, caro amico. Dobbiamo essere lucidi. Ci sono qualche casco per proteggerci. Ci sono tantissime lamiere. Le lamiere sono utilissime per riparare tipo muri, metallo o addirittura auto, immagino. Oh, ho trovato le viti finalmente. Stavo trovando solo fiori. Bisogno delle viti, venga, venga. Ho trovato altre viti di qua. Le puoi prendere tu perché non c'ho più spazio. E neanche io. Se no possiamo posare la roba e poi ritornare. Ma le auto le abbiamo messe vicino a noi, vero? Sì. Non abbiamo la mappa segnata della nostra prima base. Questo è un peccato. Ma io... Ma io nella mappa l'ho segnata. Io anche l'ho segnata adesso. Un po' di metallo, la mira, cavo, cacciavite, bacchette di saldatura. Io ne prendo una di barra di metallo, potrebbe tornarci utile, anche qualche cavo. Io inizio a spostarmi per la casa, che poso le cose. Andiamo. Meno no! Oggi ancora. No! Che succede? Sentite un elicottero? Correte, sì. Venite veloce alla base, chiudiamoci alla base perché sennò... Perché se siamo fuori, se ci beccano ci seguono tutto il tempo. Veloci, 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 veloci. E poi i zombie vengono attirati dal suono. Corriamo, corriamo, è sempre più vicino. Arriva. No, ci hanno trovati. Se non è meglio stare qua. No, dobbiamo entrare dentro ora. Credo. Perché no, adesso arriva l'orda, sta arrivando l'orda. Appunto, dobbiamo spostarci. Se ti nascondi non vengono dentro. Signor Pizza? Signor Sacchiolo? Oh, mamma cosa? Mia. Oh, già ci vuole. Dov'è Eustachio? Ah, eccolo. L'avevo visto. Io i libri li metto in questa scatola. Un po' di cibo. Ah, io sto mettendo tutto in questi scaffali. Che quando dobbiamo usarli possiamo. Abbiamo tutto già qui. Intanto ho trovato un sacchetto con il cibo, eh. Messo tutto in frigo. Ho trovato un sacco di cibo. Finalmente un po' di cibo. Faccio un giorno trovo. Se volete una maschera protettiva per qualcuno di voi. Ah, l'elicottero? Lo sentite? Se ne sta andando. Io vado a lavare. Basta che non correte. Ma non credo che ci sia. L'elicottero. Ma perché ci stiamo nascondendo all'elicottero? Perché ci seguono e ci fanno attirare i zombie addosso. Anche se possono essere degli aiuti, ci mettono solo in difficoltà in realtà. Non abbiamo possibilità di prendere l'elicottero attualmente. Come facciamo? Dove andiamo? Dobbiamo fermarci in una posizione sicuramente adeguata per loro. E in più, dove... E in più chi dice che sono qui per salvare i sopravvissuti? Non lo sappiamo. Ma ci sono antidolorifici a terra.
Oh! Cazzo. Sto sfondando l'altra porta. Quale? Quella là che ho barricato? Sì, sì. Sì. Qua abbiamo una finestra, possiamo vedere. Abbiamo visione un po'. Alla, dalle finestre abbiamo un po' di visione, controllate. Se riuscite a vedere qualcosa. No, si attenti però, attento, attento. No, qui non si vede. Esatto. Ma mica ci potrebbero sentire. L'elicottero se n'è andato. Dobbiamo eliminare i zombie alle porte. Dovremmo uscire a farci quello sulla porta. Vai, ce ne provo. Attenzione, sì. Stanno battendo anche qua, Di uno. Vai, vai. Siamo. Madonna santa. Pedro, uccideteli. Quindi questa. Battetela a terra. Oh, dentro, dentro, dentro! Cosa? Guardate là! Guardate i zombie sono dietro il. Dove? Casino. Là. Vicino al. Venga, qua, di qua, di qua. Oh cavolo, via, 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 via. Non fate altro rumore, non fate altro rumore. Io ho bisogno di acqua. E prima c'era dell'acqua là, perché non sei venuto con noi? Sa che cosa sta facendo? Sto sfondando la porta. Aiuto! Ci sono partiti i ricambi del motore anche. Non ci pensiamo. Stanno arrivando un sacco di zombie. Bene. Ma è strano questo zombie. Quale? Questo zombie che ho ucciso. Ma dentro dovrebbe esserci il lavandino per bere, ragazzi. Sì. Ma quanti zombie abbiamo? Sì, sì. Qua dentro. No, non è qua. Ragazzi, ah, qui mi dovrei mangiare. Mi dovrei mangiare, non ce la faccio più. Morendo di fame. Sto riempiendo le bottiglie di acqua. Ma Carlo, ma tu capisci qualcosa tra questi. Questi oggetti qua? Io non capisco niente. Dove, dove? Questo è la. E forse sei meccanico, quindi capisci? Sì, sì. Ho trovato una mazza da baseball. Queste cose ci servono. Dobbiamo sistemare qualche macchina. Poi che altro dobbiamo vedere i bagagli delle nostre auto se sono grandi. Questo qua era un poliziotto. Comunque ragazzi, qui abbiamo capito che non è proprio una buona zona per nascondersi per lungo tempo. Io credo che sia meglio fare un po' di rifornimenti e poi in futuro cambiare, cosa ne pensate? Per ora sarà la nostra casetta di sicurezza, però non credo che durerà molto qui, è la nostra incolumità. Sì, sì, io sono un po' avere paura, insomma, questi zombie qua potrebbero mai venire. Però possiamo... Però potremmo scendere un attimo giù. Sotto di noi, dalla mappa, vedo che ci sono altre case. Che ne dite se andiamo a raccogliere altro cibo? Io dire. Possiamo provare. Vero, forse sta qualche altra casa. Io direi. Andiamo, andiamo. Di dare un'occhiata. Di qua, ragazzi, dove andate? Prima, aspetta, okay, prima se andare tipo a rifornirci, mangiare. Non avete cibo? Vabbè, ma nelle case lo trovi. No, perché io veramente sono affamato. E anche io ho un po' fame, ma tranquillo. Qua vicino lo troviamo. Vedete se sono guarito io. No. Entro in questa casa. Non abbiamo visto già questa casa?
Non penso. Sembra di sì. Che bagata mi... c'è attività in questa casa. Uno zombie a terra, morto. Forse c'è uno zombie dentro casa, forse è rischioso entrare. Uno fuori. Credo sia meglio andare dove stavo dicendo. Venite di qua. Casetta, forse. Non mi sembra nessuno che ci sia dentro. Di cibo, forse dentro ci potrebbe stare. Vedi, sì, ci sta un po' di cibo. Ok, mi mangio il cetriolo, tu mangio l'arancia. Non mangiare l'arancia. Ok. Non basta, però, ho ancora fame. Pure io. Zuppa di funghi. Ho trovato patatina. Portiamo tutto il cibo che troviamo, perché non so quanto tempo potremmo. Sono tutte le cose in scatola e secco. Sono secondo me la miglior cosa. Trappole. Trappole livello 5. Trappole livello 1. Cosa sono? Manuale per auto. Lavorazione manuale. Qua è pieno di cose. Un giornale. Mi sento di aver perso tanti chili in questo periodo. Sento che non sto mangiando molto bene, non è abbastanza. Sì, una felpa con capù. Custodia per armi. Ragazzi, cos'è una custodia per armi? Una custodia per armi. Allora, per senso. Puoi mettere le armi dentro. Mi scusi, dottor, lei non ha mai visto un'arma? No, mai. Beh, io direi di cercare intorno ancora. Ok, fare un po' senso. Devo vedere le armi. Cioè, questa casa che è intera. Sempre intera. Però ci sono un po' di zombie esterni. Senti. Immaginatevi se questa casa è un allarme. L'unica casa intera. Sì. Fortunatamente non ha allarme. Oh, ho trovato un sacco di cibo in scatola. E la cioccolata. E anche una apriscatola, ragazzi. Sto cercando di prendere. Puoi prendere questa roba, signor medico, qua? Ci sono un sacco di zuppe, fagioli, chill. Ma? Ci sono... Stanno sfondando. Prendi il cibo in scatola tu intanto, vado a controllare. Andiamo. Ma aiutiamo il signor Eustachio, non ci dice niente. Scusi, lei combatte contro tutte queste zombie da sola? Ok, dietro. Zombie. Via. Non vi fate circondare, ragazzi. Mamma mia, che disastro. Sono un po' stanco. Ma sbaglio pure questi zombie sono diventati molto più resistenti. Credo, sai, ho notato questa cosa, magari mi sbaglio. Vedendo prima uno zombie, sembrava più vecchio rispetto agli altri. Penso che con il tempo i corpi diventano sempre più deboli. Quindi potrebbe essere che con il tempo i zombie... pian piano si indeboliscono. Sì, aspettate però. Quindi magari se qualcuno è più veloce, più resistente, probabilmente è stato infetto da pochi giorni, magari da settimane. Guardate, ragazzi, mi sto cercando la faccia. Fatemi un po' bere, dai. Sto cercando di riposare un po'. Ok. No, ragazzi, sono un pochino appesantito con lo zaino, non ce la faccio. È anche un po' un peso aggiuntivo. C'è uno zombie che sta arrivando, se ho visto bene. Dove sta? Dalla dietro di te. Oddio, un'orda! Oh! Via, correte, via! Corri! Porco. No, non andare lì, venite qua, veloce. Venga con me, vieni con me, ci siamo divisi, cazzo. Non dovevamo.
Cosa è vero? Andiamo. Andiamo verso la base. Probabilmente Eustachio è il signor Flavio, probabilmente sta facendo qualcosa. Li sento, sono abbastanza vicini. Mi sento la voce. Vediamo se riusciamo. Stanno in mezzo alla strada, li vedi da qua? Oh, sì, li ho visti, li ho visto. C'è l'orda e loro. Vieni, vieni. Facciamo attenzione. Cerchiamo di non portare l'orda a casa. Ma come cazzo ci hanno sentiti? Occhio, occhio. Nascondete tra gli alberi. Si stanno dirigendo lì. Verso casa nostra. Sì, perché forse li stanno portando lì. Siamo chiusi, occhio, occhio. Quelli zombie ci hanno visto, andiamo indietro. Sono entrati i zombie dietro. Infatti torniamo indietro. Venite qua, seguimi. C'è un modo per evitarli, vieni, segui. Possiamo scavalcare dall'altro portone, tanto loro non riescono a scavalcare in alto. Occhio. Vieni di qua. Sì. Ce l'ho fatta. Ce l'hai fatta? Sì. Arrivo. Sono anche io. Oh, eccoci. Attenzione, ci sono zombie. Ok, no, le hanno perse. Andiamo in base. Non sappiamo però se loro sono arrivati. Speriamo di sì. Questo è un problema se ci siamo persi. Oh, eccoli. Stai bene, signor. Siete qui. Perfetto. Oh, salve. Ce ne salvi. Mamma sì, mia. L'ho visto l'orda. Che siamo scappati. Ho visto. L'avevamo proprio dietro, meno male che siamo usciti da scappare. No, più che altro ho visto l'orda che fortunatamente non vi stava seguendo. Ah. Vedere se state bene, la cosa più importante è vedere se state in buona salute. Perfetto. Venga un attimo qua. John, devi metterti un po' a riposo. Abbiamo veramente tanta roba. Vabbè, queste sono pitture. Ma hai visto che abbiamo dei fucili e pistole? Sì, io raga, dopo aver visto quest'orda, credo che la miglior cosa sia spostarci da qui, eh. Non credo che sia molto sicura quest'area. A causa degli elicotteri si sono spostati i zombie. Possiamo prima trovare un nuovo posto e poi portare. E dove lo troviamo un nuovo posto? Dai, lei... di toglierti le bende. È vero, signor Eustachio, lei ha detto che viene dai boschi. Nei boschi qua a nord, ti ricordi dove ci siamo fermati l'ultima volta? Sì. Quando siamo scappati da quell'orda. Non ci sono edifici in quell'area? Importanti, magari possiamo trovare asce per tagliare il legno. Di là non ci sono aziende, non so com'è questa città. Non ho informazioni. Sicuramente se ci spostiamo potremmo trovare edifici, però è difficile. Beh, provare non nuoce, perché vedo che c'è una strada dove c'è l'hotel, ho notato che c'è una strada che va a salire. Magari proviamo di là, comunque ci saranno meno zombie nelle foreste, magari troviamo qualche casa in campagna, oppure magari troviamo un'azienda piena di attrezzature. Quindi io direi, sinceramente, appena si fa giorno, di caricare tutti i materiali sulle nostre auto e andare via con le auto piene di roba. Cosa ne pensate? Dici andare via? Sì, per forza è troppo rischioso qui. È la seconda volta che abbiamo rischiato la pelle per stare qui. Però dove ci scappiamo? Dove ci nascondiamo? Abbiamo trovato forse un posto adatto per nasconderci. Però non dobbiamo dimenticarci questo posto, che abbiamo un sacco di cose. No, le porteremo con noi, le carichiamo in auto. Tutte c'entrano? Sì, dovrebbero entrare. Signor Ruccione, dovrebbe dare la sua mappa. Controlliamo lo spazio delle auto prima. Vanno filmati. E prima di andare a dormire, che... sono un po' stanco. Allora, quest'auto... 106, porca puttana! Quel coso quanto spazio che ha?
Raga, solo questo veicolo c'ha 106. Va bene, allora domani quando ci svegliamo i nostri obiettivi saranno riempire i nostri veicoli e dirigerci verso nord. Io vado a dormire, ragazzi, sono stanco. Che inizierebbe il primo turno di guardia. Dopo io a dormire. No, no, io non lo faccio prima. Io dormo. Va bene, perfetto. Inizia stacchi. Ragazzi, vi auguro a tutti una buona notte se riuscite a dormire. Sì, speriamo che non passa l'elicottero di nuovo. Speriamo, questo è vero. Buonanotte, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte.